Oggi è finalmente arrivato il giorno. Andiamo a installare il Biesa X direttamente in Biesa. Decisione più che ponderata, perché è quello che ci serve. Io sono Alberto. Lei e io sono Giovanna. Noi veniamo tutti e due da Venezia. È dal 96 che siamo camperisti. Dal 96, perciò 28 anni. E adesso abbiamo deciso finalmente di montare il Biesa. Ok, ora ci accomodiamo, vi faccio arrivare laggiù col camper, ci piazziamo lì davanti all'officina. Domani mattina sarà pronto. Poi a Fit Your Camper abbiamo visto il modello nuovo. E questo ci siamo innamorati di questo Biesa bellissimo, bello, perché, piatto, fino, perché è più piccolo, è meno pesante, consuma meno rispetto alle versioni precedenti, e quindi abbiamo deciso di fare il passo. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene. Allora? Venite, è venuto un bel lavoro. Non è stato facile, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Mi chiamo Alessio, lavoro qua dal 2015, quasi 10 anni, sì. Mi occupo di assistenza tecnica, faccio assistenza alle officine che montano Biesa. Prego. Grazie. Vediamo. Wow! Che bello! Vi piace? Molto. Sì. Si sposa bene con tutto l'ambiente. Proprio è perfetto con tutti i colori che ci sono all'interno. Quando l'ho visto montato, sottile, poi molto, molto bello. Non dà più di ingombro di un oblò. Il modello precedente io l'avevo già visto, eccetera, che era molto più pronunciato. Questo invece è proprio bello, piatto, sottile. Lui è collegato direttamente alla batteria dei servizi, quindi siamo andati col cavo diretti proprio alla batteria dei servizi. C'è un impianto idrico, quindi c'è anche un tubo dell'acqua che si collega a una portata. Ci siamo collegati al bagno, abbiamo messo un rubinetto di emergenza, che quello serve in dei casi eccezionali, diciamo, proprio per le emergenze, per andare a chiudere l'acqua che arriva al Biesa. Punti di forza sicuramente i consumi e il fatto che posso utilizzarlo in sosta libera, perché hai dei consumi veramente irrisori. Il peso, si parla di una macchina che pesa completa di mascherina interna e struttura tutta esterna, si parla di 10 kg di prodotto, quindi è un prodotto molto molto leggero, e per chi fa libera, come detto, è il prodotto ideale. Si accende con il tasto OK. Perfetto. Quando è completamente spento devo andare fisicamente a premere il tasto OK per accendere, diciamo, per dare alimentazione al display. Stessa cosa per togliere alimentazione dal display, dovrò tenere premuto il tasto OK fino allo spegnimento. Okay. Col telecomandino posso utilizzarlo perché anche il telecomando. Tranquillamente, certo. Ma non posso dare alimentazione e toglierla. Quindi dovrò sempre accenderlo fisicamente per dare alimentazione. In questo stato che lui è in stand-by, non ha consumi, i consumi sono veramente millesimali. Sono i consumi del display. Bravissimo. In pratica. Potresti anche tenerlo così. Tantissime persone non lo spengono mai, lo tengono sempre acceso, ma se io vado in rimessaggio o ho una stacca batteria che mi stacca la batteria dei servizi, altrimenti sarebbe buono, se non stacco la batteria lascio tutto attaccato, sarebbe buono sempre andare a togliere l'alimentazione anche al display. Dopodiché, una volta che ho l'alimentazione, posso utilizzare il telecomandino e col tasto rosso vado proprio a accendere la ventola, lui si accende
va al massimo all'inizio semplicemente per controllare degli eventuali consumi, alti consumi sulla ventola, che non ci siano dei difetti, dei problemi. Poi si stabilizza alla velocità che ho impostato io e la posso regolare con queste due frecce, oppure con la freccia in alto e la freccia in basso del display. Quante velocità? A 24 velocità, che sono tantissime. Il range, diciamo, ci serve perché? Perché quando entra l'aria, lui, il Viesa, aspira dall'esterno, aria esterna, e la manda all'interno del camper. Al contrario di altri prodotti come il condizionatore, il ventilatore, sono tutte cose che aspirano dall'interno e rimandano internamente. Quindi sto spingendo aria dentro, tutta quest'aria dovrà trovare un'uscita. Deve comunque uscire. Perché altrimenti sto aumentando la pressione all'interno del camper. Questo non va bene, deve esserci un'uscita. Questa uscita deve essere proporzionata all'aria che entra. Quindi se io ho l'aria, la velocità 24, l'aria che entra sarà tantissima. Ora ve la metto alla 24, giusto per farvi capire. Vedete, cioè, sì, è molta aria. Sì. Tutta quest'aria serve quando? Serve in marcia, perché magari sono in cabina e quindi per arrivare in cabina è anche più difficile. Quando voglio rinfrescare subito l'abitacolo e fare un cambio d'aria veloce, quindi l'apertura è importante, crearla o dove sono io in quel momento, oppure essere comunque tra il Viesa e l'apertura, di modo che l'aria passa tutta attraverso quel punto lì. Laddove aumento la velocità, l'apertura deve essere più grande, in proporzione quindi alla velocità. Laddove l'abbasso, se io questo lo mettessi a una velocità 1, che è la più minima, che è la minima, qui addirittura è pochissima l'aria che entra. Però a quel punto quindi posso aprire minimamente poco. Esattamente. Qui abbiamo le lucine che si accendono. Queste luci sono dimmerabili. Le luci laterali inserite di serie non ti fanno pentire di avere oscurato completamente la luce. Dopodiché ci sono gli ultimi due tasti del telecomandino. Questi due tasti in realtà sono importantissimi entrambi. E ti spiego le due funzioni, prima del dry e poi di questo. Il dry, che sarebbe essiccazione praticamente, va a rimuovere tutta l'acqua che c'è all'interno del serbatoio del Viesa, perché il Viesa ha un serbatoio contenente un litro d'acqua. Questo tasto è molto importante per andare sempre a rimuovere l'acqua quando io fermo il camper. Nel momento in cui io metto il camper in rimessaggio, si fa fare questa procedura e lui asciuga praticamente la vaschetta e asciuga tutta quanta la parte della apparecchiatura e quindi lo mette a riposo. Cioè, quando devo ripartire? Ci sono procedure da fare o? Non, nessuna, lui va in automatico a ripescare l'acqua. L'ultimo tasto invece, che è questo, serve per non far più bagnare il filtro che c'è fuori. Vi spiego una cosa, il Viesa, oltre a questo serbatoio contenente un litro d'acqua, ha un filtro che fa da chiusura ermetica per l'aria che espira dall'esterno. Tutta l'aria che aspira passa attraverso questo filtro. Il filtro io posso decidere se tenerlo bagnato, umido, oppure tenerlo completamente asciutto. Quando devo fare questa funzione? Quando ho un ambiente particolarmente umido. Quando è un ambiente esterno particolarmente umido? Quando ho un ambiente esterno particolarmente umido. Perché? Perché l'aria contiene già umidità al suo interno e quando passa attraverso il filtro è già di per sé un'aria umida, quindi non ha bisogno di umidificarsi ancora di più prima di entrare all'interno del camper. Alessio è perfetto nello spiegarti come funziona il Viesa. Finita la spiegazione, sei in grado di capire e di farlo funzionare senza nessun problema. E in inverno c'è qualcosa da fare in particolare? Sì, per la stagione invernale se si svuota l'impianto, si svuota anche il Viesa. Se non utilizzo più niente, posso premere il tasto dry dell'essiccazione, quello di cui abbiamo parlato prima, per andare a rimuovere tutta l'acqua all'interno del Viesa, nel serbatoio del Viesa. Dopodiché, se uno svuota l'impianto, puoi aprire il rubinetto, quello di emergenza, di modo che si svuota tutto, anche il tubo, diciamo, che porta l'acqua fino al Viesa, e così sei completamente senza l'acqua. È un prodotto pensato nel rispetto dell'ambiente, utilizzando materiali altamente riciclabili, altamente nel senso che sono al 100% riciclabili, tutta la struttura esterna è in polipropilene espanso. Questo ci permette sì dei bassissimi pesi,
ma anche tanti altri vantaggi, tra i quali anche lo smaltimento del materiale stesso. Bene, a questo punto è finito tutto, quindi noi siamo pronti a partire. Ho finito di spiegare tutto, siamo a posto, ti consegno il telecomando. Perfetto. Adesso appena usciremo da qui... Usciamo, si va, si parte e si gira e si viaggia. Vorrei tanto venire con voi. Se vuoi, quando vuoi. La raccomandazione che do a Giovanna e Alberto è di restare tranquilli in vacanza, finalmente al fresco, e godersi queste vacanze. Alberto è appena rientrato da fuori, davanti al Biesa. Girati di profilo che vediamo il cappello che vola. Ecco il cappello che vola.